Salve, Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Quel deviante poteva essere un caso curioso. Che peccato che tu non sia riuscito a prenderlo. Purtroppo non ho scuse. Dovevo essere più pronto. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Che altro? Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Sembrava grato quando l'ho salvato sul tetto. Non ha proferito parola, ma ho capito comunque. Non c'è molto tempo. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla, a tutti i costi. Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Trova Anderson e indagate. Tenente Anderson! C'è nessuno? Tenente Anderson! Piano, cane. Non avere paura. Devo salvare il tuo padrone.
Tenente? Si svegli, tenente. Sono io, Connor. Dovrò farla riprendere per il suo bene. Ma la avverto. Lasciami potrà stare, essere sgradito. Stupido androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni. Sumo, attacca. Bravo. Attacca. Cazzo, mi sento di merda. Oh, lasciami in pace, pezzo di merda. Non mi muovo da qui. Ma che cazzo stai facendo? Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Ma è per il suo bene. Chiudila! Chiudila! Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma non puoi lasciarmi in pace. Se non è in grado di condurre le indagini, dovrò informare i suoi diretti superiori. Allora fallo, non me ne frega un cazzo! Tenente, provi a riprendersi. Dovrebbe... Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Sì, capisco. Forse non è niente di interessante. Un uomo trovato morto in un club privé in centro. Risolveranno il caso senza di noi. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Vado io a prenderli. Cosa vuole indossare? Non rompere. Tutto bene, tenente? Sì, sì. Alla grande. Dammi qualche minuto, ok? Certo. Il presidente Warren durante il congresso ha... ufficialmente intimato alla Russia di ritirare immediatamente qualsiasi truppa. Ma è evidente che la situazione stia precipitando. Numerosi esperti vedono lo spettro di un terzo conflitto mondiale sempre più vicino.
Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto. Se ci beccano, siamo morti. Che facciamo? Troviamo il deposito della Cyberknife. Lì hanno i ricambi e il sangue blu. Seguitemi. Non devono vederci. Attenzione. E ora che facciamo? Cerco un'altra strada. Sali qui. Magazzino è più avanti, ci siamo quasi. I magazzini della Cyberknife. Lì c'è tutto quello che ci serve. Ma dobbiamo disfarci di quel drone. Ci penso io. Sì, sto bene. Ben fatto, Marcus.
Nei container, riempite gli zaini. Portiamo via tutto. State violando una proprietà privata. La vostra presenza è un'infrazione di livello 2. Informerò la sicurezza. John! Maledetta macchina! Ma dov'è adesso? John! Mi serve aiuto. John! Il drone e ora questo. Che fortuna. Finiamo qui e andiamocene. Cercate del sangue blu. Ce ne serve ancora. Siamo a pieno carico, andiamo. Portatemi con voi. Sta con loro, non possiamo fidarci. Ha rischiato per noi, non lasciamolo qui. Non possiamo portarlo, è troppo rischioso. Mi spiace, non puoi venire con noi. Vi ho aiutato! Non è giusto! Vi ho aiutato e adesso ve ne andate senza di me! Non siete migliori degli umani! Non siete migliori degli umani! Ha dato l'allarme! Via! Perdi qua! Presto! Questa è un'infrazione di classe 3. È stata segnalata alla polizia. Non muovetevi! Abbiamo sangue blu e biocomponenti. Ce n'è abbastanza per tutti. Non ce l'avremmo fatta senza Marcus. Ho scelto Jericho perché qui... qui gli androidi sono liberi. Liberi di vivere nell'ombra sperando che nessuno ci trovi. Liberi di morire in silenzio in attesa di una svolta che non arriverà mai. Ma non voglio quella libertà. Non voglio mendicare il diritto di sorridere, di amare ed essere rispettato. Non lo so, ma nel profondo io sento di essere diventato molto di più di quello che dicono. Sono vivo e nessuno può togliermi quello che sento. Il tempo della schiavitù è finito. Se non ci ascoltano, li costringiamo a farlo. Se non ci danno niente, ce lo prendiamo.
Siamo persone. Siamo vivi. Siamo liberi. Mi sento come se qualcuno mi stesse trapanando il cervello. Sicuro che il posto sia questo. È l'indirizzo nel rapporto. Va bene. Ok. Forza, andiamo. Cristo. Gli androidi più sexy della città. Ecco perché hai insistito per venire qui. Oh, cazzo. Benvenuto all'Eden Club. Connor, che cazzo stai facendo? Arrivo, tenente. Segui, signore, ma al momento non posso dirle niente. Ehi, Hank! Ehi, Ben, come butta? È quella stanza là. Ah, e comunque anche Gavin è qui. Oh, grande. Un cadavere e uno stronzo, meglio di così. Il tenente Anderson e il suo cane di plastica. Che cazzo ci fate voi qui? Abbiamo in carico tutti i casi che riguardano androidi. Ah, sì? Beh, sprecate solo tempo. Solo un pervertito che si è lasciato prendere la mano. Diamo comunque un'occhiata, se non è un problema. Avanti, andiamo. Sta cominciando a puzzare di alcol qui. Notte, tenente. Ha avuto un attacco di cuore. L'hanno strangolato. Già, ho visto l'ecchimosi sul collo. Anche se non dimostra niente. Un gioco. Ehi! Oh, Connor, è davvero disgustoso! Potrei vomitare di nuovo. Il solo modo possibile per accedere alla memoria è riattivarla. Pensi di farcela? È messa molto male. Se riesco sarà solo per un minuto, o forse meno. Spero sia sufficiente a capire qualcosa. Sapere che è successo. Ma è morto? Dimmi che è successo. Ha cominciato a picchiarmi.
Ancora. E ancora. L'hai ucciso tu? No. No, io non c'entro. E allora chi è stato a ucciderlo? Non lo so, ero spenta. Non ho visto niente. Eri sola niente. Nella stanza. C'era qualcun altro con te. Volevo giocare con due ragazze. Ha detto così e noi eravamo in due. Dov'è andato l'altro androide? Ha detto qualcosa? C'era un altro androide. Ma più di un'ora fa, chissà dove sarà finito. No. Impossibile passare inosservati con quei vestiti. Forse è ancora qui. Qui lo riconosceresti un deviante tra gli altri androidi? Individuare un deviante è difficile. Oh, merda. Ci deve essere un modo. Magari un testimone, qualcuno che l'abbia visto lasciare la stanza. Andrò a parlare col gestore per sapere cosa ha visto. Dimmi se ti viene in mente qualcosa. Conoscevi la vittima? No, cioè, è stato qui forse due o tre volte. Non è che questa gente stia qui a parlare. Arrivano, fanno le loro cose e poi se ne vanno. Mai avuto problemi con androidi prima? Certo che no. Beh, una volta un modello è sparito due o tre mesi fa. Era lo stesso modello. Svanito e non sappiamo il perché. Mi scusi, tenente. Venga un secondo. Novità? Può darsi. Può affittare questa Tracy? Per Dio, Connor, abbiamo di meglio da fare. La prego, tenente. Deve fidarsi. Piacere di conoscerti. Seguimi. Ti porto nella tua stanza. Ok, adesso. Porca troia, Connor. Ma che cazzo fa? Ha visto qualcosa. Di che parli, allora? Il deviante lascia la stanza. Una Tracy dai capelli blu. Il club cancella la memoria degli androidi ogni due ore. Abbiamo pochi minuti per trovare dei testimoni. Ehi, adesso che ci dovrei fare? Proviamo questo. Prega che va... Visto quella Tracy, so dove è andata. Beh, allora inseguila. Qui ci sono androidi ovunque. Come facciamo a capire chi ha visto la Tracy dai capelli blu? Soda. No.
perso un'altra volta. Ho speso un sacco di soldi e non mi sta divertendo. Niente. L'attrice dai capelli blu non è stata... No, l'ho perso un'altra volta. Ho speso un sacco di soldi e non mi sta divertendo. So dove andare. Mi segua. Ah, ma che cazzo, è pazzesco. Aspetta, me ne occupo io. Troppo tardi. Cazzo, guarda. Li usano finché non si rompono e poi li buttano via. Muovere!
stanno scappando! Che l'hai uccisa. Non c'entrava niente, niente con tutto questo. Quando quello ha ucciso quella Tracy, poi sarebbe toccato a me. Avevo tanta paura. L'ho implorato di smetterla, ma niente. Così gli ho messo le mani al collo e ho stretto forte finché non si è più mosso. Sì, l'ho ucciso. Ma l'ho fatto soltanto per difendermi. Volevo solo vivere. Volevo ritornare dal mio amore. E dimenticare gli umani. La puzza del loro sudore, le loro volgarità. Ma tu... tu l'hai portata via da me. Io la amo. L'amavo.